a tutti sprecati, benvenuti in questo nuovissimo video. Alexa, non farmi prendere i copyright. Si capisce già tutto, no? Oggi parliamo, come avete letto dal titolo, di un album che ho da quasi sempre, perché è uno dei primi che ho comprato. Già come vi ho spiegato in un altro video, dove ho fatto una recensione, chiamiamola così, degli album di Metallica, vi dicevo che io avevo iniziato a comprare i vinili per fare la collezione degli album di Metallica. Però non è andata così, diciamo, mettiamola così. Però questo qua è originale dell'88 e andiamo a vedere cosa si c'era all'interno, i due album, semplicemente. Allora, abbiamo in uno foto della band, Oh Yes, da quest'altra parte scritta Metallica, in altro i testi. Non ho cambiato la plastichina attorno all'album proprio perché era quello originale che c'era già nel negozio di dischi dove l'ho comprato e quindi l'ho lasciata. Justice for All è uno degli album che mi piace di più di Metallica, anche se il mio preferito è il Black Album o l'album Metallica, non so come lo chiamate. Justice for All mi piace molto, è un album che riprende un po' il prog metal, cioè un po' il precursore del prog metal nel mondo, chiaramente, perché parliamo di artisti internazionali. Quando io andai a vedere questo film al cinema di Metallica, io ancora ero fan un po' di Metallica, ma non così tanto. Poi vidi True Never, tra cui anche l'album, come già lo sapete perché già feci un video sull'album, e diciamo da lì poi l'amore per i Metallica. Questo mio amore per i Metallica è dovuto a due fattori principali. Il primo è che James Hetfield finalmente con gli anni, diciamo, è come il vino, invecchiando è migliorato parecchio. Seconda cosa, pure i suoni della band. A me piace molto il metal, ma sono più per l'hard rock, quindi quello delle chitarre non è che mi è mai piaciuto più di tanto. E loro, secondo me, anche in questo hanno migliorato con i suoni, con, secondo me, vabbè, il post-editing, quindi sarà migliorato un po' tutto. Copertina. Allora, in copertina abbiamo la dea bendata, ovvero la giustizia, che è un tema, chiaramente, che riportano in una canzone dell'album, la seconda, ovvero Injustice for All, dove... bella copertina. Molto molto bella, lo devo dire, molto bella. Sì, è bellissimo, è veramente bello. E nel film True the Never, quando inizia la canzone Justice for All, costruiscono proprio questa statua enorme nel parco che poi cade. Quindi succedono un po' di cose nel film, che è carino comunque se volete vederlo. Non vi metto il link in descrizione perché non vendo film. E niente, comunque non volevo parlare di Justice for All, però essendo il secondo brano volevo parlare prima del primo, ma parliamo un attimo di questo. Justice for All, chiaramente Metallica riportano il tema della giustizia, giustizia per tutti, dove dicono che siamo un po' persa in quei tempi, era l'88 perché l'album esce nell'88. Quindi diciamo che non è cambiato molto, signori Metallica, anche ora la giustizia non si sa dove sta di casa, soprattutto in America, ma anche in Italia non è che siamo messi molto meglio. Comunque, come dicevo, l'album esce il 7 settembre dell'88 e chiaramente raggiunge le prime 10 posizioni di quasi tutte le classifiche di ogni paese mondiale, quindi non è che è lì per caso. Infatti la nostra beniamata rivista Rolling Stones lo posiziona al numero 21 su 100 dei migliori album di sempre. 21 su 100 vuol dire che è uno dei top, cioè non è che fanno un album all'anno le persone, cioè non è che ne escono migliaia all'anno, quindi stare tra i 20, posizione numero 21, non è male. Però secondo me quelli forse erano quasi migliori Metallica, perché poi esce l'album Metallica, ovvero il Black Album, dopo 3 anni, nel 91, e quindi già con quello i suoni sono un po' più moderati, sono più hard rock, più classic rock, mettiamola così. Quante canzoni ha Injustice for All? 9 canzoni, 9 tracce. Nell'album sono 2 vinili, infatti ne ha tipo 2 il primo lato, lato A, 3 il secondo. Vabbè, comunque sono 2-3 tracce a vinile perché durano 10 minuti a canzone, quindi capite. Sul vinile non è che conta il numero di tracce, ma il tempo. Cioè, la puntina che gira. La puntina che gira non è che possono fare
la carreggiata della puntina, l'incavo della puntina, non è che lo possono avere super piccolo, quindi cioè, penso che ci siano degli standard. Cioè, ma voi lo sapete come funziona un vinile, no? Il vinile, sto disco con un incavo a spirale fino al centro, e dove questo incavo ha dei dossi dove la puntina salta e quindi riproduce il suono, è fuori di testa. Perciò mi piacciono, cioè, perché sono cose dell'altro mondo. Noi invece oggi teniamo in digitale, quindi tutto in bit. Prima traccia dell'album, Blackened. Ah no, vi volevo parlare un attimo della formazione, perché il bassista di Metallica storico Cliff Burton è deceduto qualche anno prima dell'incisione di quest'album, però lo sostituisce Jason Newsted, penso si pronunci così, e abbiamo già un piccolo dissenso tra la band, cioè ovvero non è che è un dissenso, io poi vi dico questi aneddoti che conosco solo io. Vi do del materiale che nessuno sa, perché io ho le conoscenze giuste, cioè faccio le chiamate, i messaggini giusti, quindi ragazzi, se volete altri video del genere, commentate, lasciate like, iscrivetevi al canale attivando la campanella. E dicevo, una volta registrato l'album, sto bassista era un po' nervosito, perché James Hetfield e Lars Ulrich, ovvero frontman e batterista, avevano deciso di alzare le chitarre a manette nel mixaggio e anche la batteria, quindi che si dice, ma basta, non si sente proprio viaggio registrato a fa, e allora c'è questa piccola dissidia. Poi c'è chiaramente Kirk Hammett alla chitarra solista, però lui partecipa solo alla registrazione di assoli, perché lui gli scrive tutti i canzoni James, lo scrive tutti isso, fa tutti isso insieme a Lars, quindi saperlo loro, che poi alla fine sono i due cioè proprio fondatori della band, i primi due che sono usciti fuori. La prima traccia dell'album è Blackened, che è un bel pezzo, devo dire, non è male, dove parla un po' di questa fine del mondo, che ok, però ci può stare, diciamo che comunque noi italiani le canzoni metal, rock, cose del genere, inglesi, americane, non siamo abituati ai temi, perché in Italia si parla di pop cantautorato, dove le canzoni sono tutte solo cuore e amore, e quindi parlare di temi così delicati come fine del mondo, morte, addirittura c'è una canzone che non mi ricordo come si chiama, parla di guerra, di quest'uomo che è appena tornato dalla guerra, senza mani, senza gambe, attaccato a tutto, cioè la scena non è il massimo. Non penso sia One, comunque la quarta traccia dell'album è One invece, che penso sia la traccia di forza dell'album, dove anche quello parla di guerra. Inoltre c'è To Lie To Die, che invece è stata dedicata all'ex bassista, che in realtà forse aveva scritto proprio lui il testo, già avevano iniziato ad arrangiarlo insieme, oppure è stato solo menzionato nella canzone come produttore, come co-fondatore della canzone, e non c'è solo una dedica, ma proprio vogliono farla loro. Ho un altro vinile di Metallica, in realtà ho anche Kill 'Em All and Metallica, beh, non mi sembra di averne altri, però non volevo parlarvi di tutti e tre insieme, perché come ben vedete comunque sono abbastanza fan di Metallica, quindi portarvi vari video di Metallica non mi dispiace. Se voi volete che io vi parli di altri video di Metallica, scrivetelo nei commenti. Naturalmente consigliatemi pure altri vinili di altri artisti, perché io non è che li conosco tutti, cerco di andare un po' ovunque a pizzicare cose nuove, però è complicato, quindi voi se me lo suggerite io eseguo, voi mi dite quello che devo fare e io lo faccio. Detto ciò, vi chiedo di supportarmi lasciando like, commentando, condividendo il video, attivare la campanella se non l'avete ancora fatto, chiaramente dovete già essere iscritti, altrimenti stiamo perdendo solo tempo, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Se è iscritto, iscrivetevi. Sprecati, il video termina qui, spero che vi ho tenuto compagnia con questa colazione domenicale. Io poi li faccio uscire verso le 11 video, quindi mi immagino voi tutti rincoglioniti che appena svegli avete fatto un po' nottata sabato sera, vedete il telefono, la notifica, io la ricerco, pubblicato, cliccate sopra, andando appoggiate il telefono, fate colazione con un cornetto e due cappuccino e vi vedete il video 5 minuti, cioè mi sembra che fili tutto liscio, quindi può funzionare, secondo me può funzionare. Grazie di aver visto questo video, restate connessi, giovedì esce un prossimo video, domenica un altro sulla musica in generale, non so se sarà vinile o musica, vediamo, e ci vediamo presto. Sprecati, già sprecati.